Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei, come sapete già, ma lo ripetiamo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, l'argomento di oggi è un argomento assolutamente ed esclusivamente femminile, e cioè l'amenorrea. Volevo parlare con lei di questo argomento proprio perché ho notato, anche parlando con delle mie amiche, che è un problema che si viene a presentare in base a diversi fattori, è una cosa molto soggettiva, molto psicosomatica. E allora volevo discuterne con lei, che cosa ne pensa. Ad esempio, una mia amica dopo una rapina è andata in amenorrea, un'altra mia amica invece con una dieta è andata in amenorrea. Insomma, mi dica lei. Sì, possiamo dire che l'amenorrea va valutata da un punto di vista medico-clinico con l'aiuto del ginecologo per escludere ogni diciamo, alterazione ormonale importante. Nella Certo. misura in cui non ci sono delle alterazioni ormonali importanti a dover essere curate con i farmaci, allora possiamo andare a indagare, a scavare questi fattori che fanno parte dello stile di vita o dei fattori psicosomatici di cui proprio hai parlato tu. Nei casi in cui tu mi hai citato, per esempio, una persona che va in amenorrea dopo una rapina, è un tipico shock ovviamente con un disturbo nervoso immediato nella donna può capitare. In questo caso però non è necessario adottare delle cure straordinarie perché normalmente si ripristina il ciclo nell'arco di un paio di mesi. Ok. Diversa la situazione che mi hai citato invece di una tua amica che è andata in amenorrea dopo una dieta. Allora, il nostro Perso corpo, tanto peso, esatto, il quindi. nostro corpo che cosa fa? Risparmia nella misura in cui noi stiamo facendo una dieta squilibrata, troppo drastica, e allora ovviamente va ad eliminare quello che sarebbe uno spreco energetico, la mestruazione, anche se è l'ultima ratio perché sono estremamente importanti, perché lo scopo della vita è appunto diciamo, propagarsi dell'umanità e quindi quando il corpo toglie le mestruazioni vuol dire che in effetti abbiamo veramente esagerato che possa essere stanchezza eccessiva, Certo, stress o che sia dieta, vuol dire che il corpo non ha più risorse e non avendo più risorse deve risparmiare togliendo cose molto importanti. Quindi c'è un punto di attenzione ovviamente su un'amenorrea che deriva da stress o dieta. Ed è da curare da un punto di vista psicologico e da un punto di vista fisico, non soltanto per esempio per citarti un rimedio, la cannella, che è un rimedio molto molto comune che migliora e sblocca le mestruazioni, così come tutti i rimedi che rilassano quando c'è un sottofondo psicosomatico anche molto importante. I problemi psicosomatici possono essere anche molto difficili da superare nella misura in cui, per esempio, le mestruazioni si arrestano dopo una forte delusione d'amore. Questo può Anche. capitare da giovani, ma anche per donne non più giovanissime, con una forte delusione di amore e quasi un desiderio inconscio di non mettersi più in gioco. E quindi questa forma di protesta, questo voler ritirarsi dalla vita di coppia per la delusione, che in genere non è consapevole, non viene recuperata così velocemente. Infatti, normalmente poi le cure non funzionano fino a che la persona non assimila, digerisce, smaltisce la sua esperienza negativa, in questo caso la separazione, e ritrova un entusiasmo di nuovo per rimettersi in gioco nella vita di coppia. Allora, in questo caso, poi ecco che le mestruazioni tornano. A Certo. dimostrare che il nostro corpo, che ne vogliamo dire, è sempre uno specchio di quello che abbiamo dentro, e quando una persona per un motivo o per l'altro vuole ritirarsi, in questo caso le mestruazioni si arrestano. Quindi questi mi hai fatto proprio tre esempi classici. Io ricordo comunque che la medicina naturale, specialmente abbinata al supporto psicologico, in particolare l'ipnosi in questo caso, può sbloccare le situazioni traumatiche che sono all'origine dell'amenorrea. Ecco, e i rimedi omeopatici fai da te? Amatissimi, fai da te. Allora, i rimedi omeopatici abbiamo detto tutto ciò che è yang, per esempio, io potrei consigliare il tè mu cinese, che è una cosa yang che muove l'energia assieme alla cannella, Sì, cannella abbiamo detto. e con l'aggiunta di cannella. E naturalmente anche sempre lo zenzero, che è un rimedio ottimo, stimolante,
E poi sempre riscaldare la parte, specialmente quando c'è la menorrea, anche fisicamente con la borsa dell'acqua calda, concentrandosi sul fatto che le mestruazioni devono tornare in un modo o nell'altro, e quindi tutti i nostri blocchi mentali devono essere rimossi e le nostre paure devono essere rimosse. Grazie dottor Torchio dei suoi preziosissimi consigli. E cari amici a casa, vi ricordo che nel caso voleste rivedere una di queste puntate, che oramai superano la cinquantina, siamo penso bene che a 60, potete andare su YouTube e digitare il consiglio del dottor Luigi Torchio per rivederle. Buon proseguimento.